Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che un incrocio delle gambe uno di fronte all'altro, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrata sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso sempre, non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più i fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto il peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchino, poi più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti il lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, 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 giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Nuovo esercizio, andiamo a rifare un V-back. Vuol dire che chiudo le punte adesso, proprio così, punto chiuso, divarico ancora di più i miei taloni e comincio a fare un V al rovescio, che okay? Allungo. Adesso qui, quando sto allungando, tocco il tallone giù, ok? Ricordate che senza l'elastico questo esercizio vale a nulla, ok? Così, se state facendo il mio bootcamp, prendete l'elastico, se avete bisogno dell'elastico potete andare sul mio sito postsport.com, altrimenti lo potete trovare in quasi qualsiasi negozio di sportivo nei grandi centri commerciali, ok? Io sto usando uno di media pesante intensità, 0,5, ok? Così, la giusta resistenza per le gambe. Continuo a toccare e quando arrivo al tallone schiaccio il gluteo. Schiaccia, schiaccia, contrago, contrago, continui. Come sta andando questo allenamento? Poi l'altra cosa, ho dimenticato di dirvi, scattatevi le foto prima e dopo. Aiutano sempre a vedere i veri risultati, ok? Ricordate, non so come farmi le foto del mio lato B, c'è lo specchio, ok? Potete anche mettere il timer sul vostro smartphone e lo giri e scattati le foto, ma è importante così vedete i vostri risultati, quando vedi i risultati venite proprio spronati a lavorare ancora di più per avere ancora più risultati. Continuiamo, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Liberatevi un attimo e passiamo al prossimo esercizio di booty camp insieme. Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei, alzate laterali. Ok, andiamo. Allora giri la punta verso basso, ok? Punto verso basso e tallone verso alto, ok? Tiriamo. Continui, vai, vai. E sentirai subito che si attiva tutto, ok? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba. Ok, porta le gambe dall'altra parte, giri lato se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo, 1, 2, 3,
Ok, provi di ricordare che le gambe è a un angolo retto, ok? Non tirare le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare. Ok, se guardi lateralmente vedi, diciamo, il collo del piede. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Oh, eccellente. Batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica. Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che è un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso, sempre non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più i fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto peso sta sulle gambe anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchino, poi più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti il lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Nuovo esercizio, andiamo a rifare un V-back. Vuol dire che chiudo le punte adesso, proprio così, punto chiuso, divarico ancora di più i miei taloni e comincio a fare un V al rovescio, che è allungo. Adesso qui, quando sto allungando, tocco il tallone giù, ok? Ricordate che senza l'elastico questo esercizio vale a nulla, ok? Così, se state facendo il mio bootcamp, prendete l'elastico, se avete bisogno dell'elastico potete andare sul mio sito postsport.com, altrimenti lo potete trovare in quasi qualsiasi negozio di sportivo nei grandi centri commerciali, ok? Io sto usando uno di media pesante intensità, 0,5, ok? Così, la giusta resistenza per le gambe. Continuo a toccare e quando arrivo al tallone schiaccio il gluteo. Schiaccia, contrago, continui. Come sta andando questo allenamento? Poi l'altra cosa, ho dimenticato di dirvi, scattatevi le foto prima e dopo. Aiutano sempre a vedere i veri risultati, ok? Ricordate, non so come farmi le foto del mio lato B, c'è lo specchio, ok? Potete anche mettere il timer sul vostro smartphone e lo giri e scattati le foto, ma è importante così vedete i vostri risultati. Quando vedi i risultati venite proprio spronati a lavorare ancora di più per avere ancora più risultati. Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Liberatevi un attimo e passiamo al prossimo esercizio di booty camp insieme. Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei, alzate laterali. Ok, andiamo. Allora giri la punta verso basso, ok? Punto verso basso e tallone verso alto, ok? Tiriamo.
Continui, vai, vai. E sentirai subito che si attiva tutto. Ok, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba. Ok, porta le gambe dall'altra parte, giri l'altra se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo, 1, 2, 3, ok, provi di ricordare che la gamba è a un angolo retto, ok? Non tirare le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare. Ok, se guardi lateralmente vedi, diciamo, il collo del piede. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Oh, eccellente. Batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica.